Siamo nella succursale di Via Gorizia dell'Istituto Ferraioli con le ragazze della sala bar. Ragazze, cosa fate oggi? Offriamo un rinfresco di bevande rustici che hanno cucinato i nostri compagni. Siamo nella succursale del Ferraioli con i ragazzi addetti alla reception. Ragazze, cosa dovete fare oggi? Siamo addetti all'accoglienza, dobbiamo far visitare la scuola alle persone che vogliono iscrivere i propri figli nel nostro istituto. Cosa gli presentate? Cosa gli raccontate? Allora, gli presentiamo il nostro istituto, gli presentiamo quante lingue si fanno e quante ne dovranno scegliere e in base a cosa vuole fare il ragazzo gli spieghiamo tutto, gli facciamo vedere le cucine, la sala di ricevimento, il bar e tutte le attrezzature varie. Ci spieghi brevemente anche a noi cosa offrite? Allora, sì, allora, il primo allora, la nostra scuola è divisa in bienni. Il primo biennio si faranno tutte e tre discipline, quindi sala, cucina e ricevimento. Dopodiché, alla fine del secondo biennio, si farà una sola disciplina, che sarà o sala, cucina o ricevimento. Perché avete scelto il Ferraioli? Perché ci dà anche uno sbocco sul lavoro, cioè ci permette di capire un po' cosa possiamo fare scegliendo effettivamente sia sala, cucina e ricevimento. Personalmente penso che il ricevimento sia un'ottima opportunità lavorativa e ci permette di essere a contatto con le persone. Dove siamo adesso? Nel laboratorio, nella sala Confucio. Ecco. È il laboratorio linguistico dove si svolgono i corsi di cinese, tedesco, francese e spagnolo. Perché sala Confucio? Proprio per il progetto appunto di lingue che la scuola offre agli alunni, ma anche diciamo a tutte le persone che appunto vogliono imparare le lingue, come il pomeriggio che si tiene il progetto di cinese. O anche le lingue offerte dalla scuola, come appunto ha detto la ragazza, di francese, inglese e spagnolo. Siamo col professore di cucina Liberti. Professore, cosa fate qui nelle cucine del Ferraioli? Niente, i ragazzi iscritti a questa scuola si esercitano per il lavoro che poi sarà un domani. Partono da un principio basilare dei primi anni, si esercitano tutte e tre le discipline pratiche, per poi scegliere al terzo anno la specifica che più desiderano. I ragazzi qui, vabbè, come potete vedere, sono la terza di cucina e oggi hanno preparato un po' di buffet per i genitori qui ospitanti. Ragazzi, i professori vi insegnano i segreti della cucina napoletana, come fare i babà, la pizza. Certo. Sì, racconti. È un segreto. Solo uno. Qual è il segreto del babà? Essere bravi. Essere bravi. Il professore è bravo. Il tema del babà lo portiamo avanti come nome e come terminologia perché Stanislav lo dedicò in suo onore alla sua divina perché leggeva molto le storie di Ali Babà, quindi onorato dalla rum, da questa pasta brioche che lui la odiava perché era il dolce che gli servivano sempre, ogni 3 volte a settimana lo odiava, in automatico bagnato con la rum, questo onore della soddisfazione di questa pasta brioche inzuppata con il babà la onorò ad Ali Babà. E infatti oggi i bambini, il primo nome, i neonati imparano mamma, il secondo nome è babbo, ma perché deriva sempre dal babà, quindi onorare il dio Ali Babà perché è stato un padre per Stanislav. Grazie professore, e con questo io mi mangio nu babà. Salutiamo gli alunni dell'Istituto Alberghiero Ferraioli. Ciao!